Allo stadio Gavagnin Nocini di Verona, in campo Virtus Verona e Pergolettese, a 3 giornate dalla fine, niente ancora sicuro. La stagione della Virtus può prendere un'altra piega in caso di vittoria oggi. I playoff sono a pochi punti di distanza, per la precisione solamente 3, ma guardarsi dietro è per forza di cose un obbligo. Vincere oggi vorrebbe dire centrare la salvezza aritmetica. Non è ancora uscita invece dalla zona pericolosa la squadra cremasca, che in questo momento non sarebbe salva direttamente, perché Prosesto e Novara hanno vinto negli appuntamenti che si sono disputati alle ore 18:30 per quanto riguarda il girone A di Serie C Now. Prima occasione della partita per la Pergolettese, minuto 11, rovesciata di Guiu, molto bella, non trova la porta lo spagnolo. Una Pergolettese versione super nella prima frazione di gioco, praticamente attaccato solamente alla squadra di Mussa. Occasione al 14° sulla testa di Figoli. Minuto 17, cross all'indietro per la testa, questa volta di Jawari. Colpisce male però il classe 2002 che manda alto. La Pergolettese continua a insistere, questa volta l'occasione è tra i piedi di Tonoli. Porta a casa solamente un calcio dalla bandierina, pardon. Ma al minuto 27 si spostano gli equilibri con la rete di Bernat Villanova Guiu, 7° centro stagionale per l'attaccante classe 2000 nato a Falsette, ed è 0-1 allo stadio Gavagnin Nocini. Soddisfatto sicuramente Giovanni Mussa per il primo tempo dei suoi, un primo tempo che si chiude con il risultato di 0-1. Nella ripresa la Virtus va vicino al gol del pari con Manfrin, l'avete visto poco fa, il traversone pericolosissimo, altro pallone dentro, questa volta per Juanito Gomez, non aggancia l'argentino. Ma al 76esimo la Pergolettese torna a graffiare, azione manovrata, ben costruita, cross dentro, testa di Tonoli, 2-0 per la Pergolettese di Mussa, che mette una seria ipoteca sui 3 punti. Disattenta la difesa di Gigi Fresco, tocco di Jawari, cross arrivato dai piedi di Felicioli, colpo di testa è infallibile di Tonoli. Nel finale prova a dare uno scatto la Virtus con Menato, non riesce a inquadrare la porta però il numero 90, spazio anche a questa bella azione personale di Jawari, e conclude però sul fondo in pieno recupero la Virtus. Dopo 3 gare a secco qui al Gavagnin Nocini, trova la rete del 2-1 con Domenico Danti, riapre i conti, entrato dalla panchina, rientrato dalla squalifica, lui che aveva saltato la gara vinta contro la Triestina. Gol bellissimo che batte così Soncin, ma non c'è più tempo, perché a vincere quest'oggi è la Pergolettese. Cale sipario dunque a Verona, porta a casa i 3 punti la squadra di Mussa, che sale a quota 41 punti in classifica, portandosi al 16° posto.